Amici fischietti, bentrovati a Birra e Football, ci siamo anche stamani, versione ridotta perché Leonardo insomma è stato impegnato questa mattinata. Ci ritroviamo con Matteo e facciamo un inizio particolare perché Matteo nel fine settimana sei stato protagonista di una bella impresa con i tuoi ragazzi del 2000. Complimenti. Vabbè, complimenti a loro perché in campo ci vanno loro e si impegnano tanto, quindi sono contento di avere un gruppo di ragazzi che nonostante le difficoltà si impegna sempre e comunque. Avevate la nuova Valle Aurelia che insomma sulla carta dicevano che dovevano fare una bella carretta, invece... Purtroppo il calcio ti toglie e ti dà, stavolta a noi ci ha dato tanto. Il calcio che ti toglie e ti dà, e in eccellenza diciamo che è successo anche così, perché sono andato a vedere la Viterbese ieri. Intanto potete vedere la sintesi che scorre, che abbiamo già pubblicato. Che dire, c'è il Real Monterosi che per un'ora, fino all'espulsione, che poi da tutti è stato giudicato come il momento chiave, Matteo, della partita, ha retto. Scorsini aveva preparato molto bene la partita, diciamo che con una battuta è d'agosto che la sta preparando, perché era sempre presente a Rocchi a studiare la Viterbese la domenica. La Viterbese ha vinto 2-0, ha sfruttato il momento chiave, ha comunque saputo durante la partita creare delle fiammate, soprattutto con Peronullo invocato a gran voce, e alla fine ha portato a casa questo 2-0 che consente di lanciare la fuga. Questa è insomma la lettura, però complimenti a Real Monterosi perché con le tante defezioni che aveva ha messo in grosso prima punta mascherata, Nori che fino a pronto all'espulsione che ha avuto secondo me personalmente è stato il migliore in campo, perché queste sono le partite sue, campo fangoso, esperienza. Molti accusano Monterosi di aver giocato molto sul fatto di subire falle e rimanere a terra, ma Matteo, tu come l'avresti giocata una partita al cospetto della Viterbese? Io l'avrei giocata cercando di dare il gioco, pressandoli sempre dal primo all'ultimo minuto, penso come abbia fatto mister Scorsini. Io vorrei lanciare una provocazione, è vero che Nemo è proprio in parte, ma io, il mister, una squadra come la Viterbese, secondo me potrebbe essere un valore aggiunto. Tu che ne pensi? A me l'idea stuzzica tanto, non so come e quanto, visto che da quante gliel'hanno detto in tribuna ieri, non lo so, non so neanche il perché, se ci sono delle storie tese, nascoste dietro. Però insomma l'idea è stuzzica. È uno dei migliori allenatori del panorama viterbese, cioè perché non investire sul territorio? Questa è la classica domanda che si fa non solo nel calcio. Vediamo insomma questo progetto viterbese come andrà avanti. L'idea è sempre quella che circola da anni, che la Viterbese è punto di raccordo per tutte le società, magari anche a livello giovanile con i migliori che vanno lì, ma anche la Viterbese deve dare qualcosa agli altri. Cioè c'è un esempio che gira, ad esempio a Terni, cioè lo Sporting Terni e il Campidello, Sporting Terni che fa l'Elite e il Campidello i regionali, una cosa del genere, senza che vado un po' così a braccio, però il concetto è quello, una squadra oltre alla Ternana, una squadra di riferimento, le società satellite. Viterbo, tu l'hai detto sempre, è difficile fare calcio, ci arriveremo, non lo so, ma la disponibilità magari da parte delle nuove leve, da parte dei giovani, volendo c'è, anche parlando nelle varie chat sotterranee che ci sono. La speranza è quella. Certo che insomma se, come abbiamo visto ieri, insomma contro il Real Monterosi, che è una società del Viterbese, va bene il derby, va bene tutto, ma come abbiamo visto c'hai uno dei migliori allenatori e insomma la reazione del pubblico è quella, oddio, siamo un po' lontani. Beh, vai, ci ho detto sempre, Nemo è stato proprio un padre, un motivo ci sarà. E via, le avventure di Nemo. Passiamo a cambiare argomento perché c'è un'altra squadra del Viterbese che sta facendo grandi cose, Matteo, che è la Nosa Pianese, che approfitta del passo falso del Rieti, guardando la classifica. Meno 3, il Rieti ha portato di mano, però il Rieti ha fatto ritornare Punzi, quindi era l'allenatore che aveva dato più continuità di risultato, comunque l'allenatore con l'UEFA, Punzi, insomma. Probabilmente è una difficoltà in più il ritorno di Punzi per il recupero della Sorianese. Certo, cioè i giocatori ci sono, perché i giocatori ci sono ma in entrambe le squadre sì. Ci sono perché comunque stiamo parlando di grandi attacchi. La differenza secondo me la faranno i giovani, gli under,
Chi ha gli under più forte, secondo me, arriva secondo. Pronostico? Io spero alla Sorianese, in tutta sincerità. E comunque è un progetto ben avviato che sta portando risultati anche a livelli giovanili. A proposito dei giovanili, appunto, stavo vedendo proprio stamani le classifiche, primi nella Juniores, primi anche con gli allievi. Sono campionati provinciali, puntano forte al regionale, altra società come il Piano Scarano, che magari ecco, fa un po' più difficoltà in questa stagione a tenere le categorie regionali, la stessa Viterbese, insomma il movimento della Puglia, almeno a livello giovanile, continua a confermarsi. Altre piazze come ad esempio Tusciapoglianese, Monti di Ascone. No, per esempio chi non so a fare il giovanile quest'anno è il Monti di Ascone, sta facendo tutti i bei campionati di livelli regionali. Forse appunto proprio gli allievi provinciali che ho visto in classifica fanno un po' di fatica, ma gli altri, con gli elite, eccetera. Bel lavoro. Sì, un bel lavoro, sì, un bel lavoro, frutto di programmazione annuale. E anche lì molti giocatori arrivano a giocare in eccellenza. Cioè, noi ce l'abbiamo proprio l'esempio, il capitano del Monte Fiascone, anzi i vari capitani del Monte Fiascone, cioè Vittori, De Paulis, sono tutti cresciuti in questa società. A proposito di Monte Fiascone, c'era la sfida diretta con il Fregene, è finita 2-0 per il Fregene. Diciamo che il risultato poteva essere scontato, o meglio, senza voler nulla togliere alla squadra di Alcanur. Il problema è che, insomma, già in trasferta il rendimento del Monte Fiascone è quello che è, sono un paio di stagioni che è un po' la croce della squadra. Se poi insomma ti manca il reparto difensivo e già anche per la prossima partita tra Scogli e Infortuni già sai che te ne mancano 6-7, è difficile. Fortunatamente i punti sulla zona play-out sono 3, è ancora un discorso aperto, così ancora un discorso aperto per la Larinese che va a pareggiare in casa in questo turno, poteva sfruttare meglio l'occasione, però si è trovata contro una formazione che fa della fase difensiva il suo punto forte. Tutte le squadre di Antovic sono molto forti nella fase difensiva e calcolando che la Carinese comunque fatica ad andare in gol con regolarità, comunque sia è un punto guadagnato vista la classifica, cioè comunque sta sempre in zona playout. Prima era condannata per spacciata, quindi bravi alla truppa di Sperduti. Non è la prima volta che si assista a un gol nel momento finale della partita, sì. Testimonianza di grande carattere e comunque anche di tenuta difensiva, che è stata appunto la croce anche qui da inizio stagione, comunque i numeri lo confermano, però la capacità di saper tenere le partite, almeno in questo momento della stagione, può essere il punto di forza, sì. Perché se tu arrivi a giocartela, stavi sotto di 1-0, ma arrivi a giocartela per poi trovare la zampata, in questo caso ancora nell'immenso Coretti, sempre lui, buon presupposto per continuare a sperare nella salvezza, questo credo, o no? No, è una squadra che non molla mai e quindi attenzione, può dare fastidio a tutti nonostante la posizione di classifica. Uno sguardo rapido al prossimo turno per capire in zona salvezza cosa succederà. Ci abbiamo ad esempio il Montefiascone che va in casa del Grifone Monteverde, partita abbastanza pericolosa, e poi via di Galinese. Ci sarà lo scherzetto, ma Riani comunque c'è l'ennesimo cambio di allenatore, come abbiamo detto, però dovrà reagire e sfrutteranno la spinta del cambio allenatore, perché tutti i giocatori ovviamente quando c'è il cambio di allenatore si sentono tutti in discussione e vogliono dimostrare quello che valgono, però è stato un allenatore richiamato, quindi probabilmente potrebbero tornare vecchie gerarchie e magari chi si era stato fatto fuori dalla nuova gestione magari ritroverà il posto. Nella domenica prossima delle vendette, Empolitana, Giovenzano, Viterbese e basta, questo è il titolo e passiamo alla promozione. In promozione, copertina in negativo per la Corneto d'Arquinio, caro Matteo, che con l'Anguillara, che forse l'ultima volta che ha vinto c'era addirittura la data 2013, non lo so, adesso la butto lì, in rimonta va a perdere, stava vincendo, sconfitta in rimonta, attenzione perché 33 punti non garantiscono proprio niente. Si è avverato quello che dice il mio amico Fabio, chi vince da 0 perde da 2. Ma Fabio chi?
Fabio pure l'amico tuo. Il mago Merlino. Sì, sì, saluto a mago Merlino. Cioè, me lo disse in un'occasione, ti dico pure della partita, di Repubblica Ceca, Russia degli Europei 1996. La Repubblica Ceca vinceva 2-0, la Russia si portò sul 3-2, poi un accordino la portò sul 3-3 e fecero fuori l'Italia. Ecco, come al solito, grazie a tutti. Che c'è da dire della Corneto? Che Monti sono 33, che la Sabina ha vinto con il Contigliano in questa sfida diretta play-out, e quindi mantenendo ampia la distanza che garantirebbe la salvezza diretta. La Sabina che perde, purtroppo, perché ci dispiace, Emanuele Aloe per un brutto infortunio dopo averlo segnato, quindi in bocca al lupo. È un momento chiaro della stagione, è insomma il miglior giocatore della Sabina fuori. Ancora più aperta la lotta salvezza, perché il piano Scarano con il punticino conquistato sul campo della Boreale ha pareggiato il punto torto della disciplina. E quindi ancora lì. E la Corneto adesso il prossimo turno giocherà, stava vedendo, con la Storta, che è la squadra che ha di fronte in classifica. Dovrà dare tutto, mister. No, però torno un attimo sul piano Scarano. Dimmi. Cioè, piano Scarano è stata penalizzata per una faccenda vecchia di anni. Due anni, sia stagione 2011-2012. Però, comunque sia, la gestione tecnica era diversa. Perché andare a penalizzare la società quando ormai gli autori di questa cosa sono in altre società? Cioè, non puoi penalizzare la società per responsabilità oggettiva e l'autore vuole far franca. Cioè, tu come la vedi questa situazione? Guarda, avendola seguita, per fare chiarezza, diciamo che a livello formale e burocratico la sanzione è giusta. Ci sono delle regole, dei regolamenti, dei codici che ho anche spulciato, è giusto. Purtroppo il pagamento è stato fatto, perché è stato fatto, ma è in ritardo. Non è la prima volta che comunque la giustizia va a punire. La cosa strana è che ti punisce sempre alla fine della stagione, questo è. Non è il piano Scarano la prima e l'unica società che subisce una cosa del genere. Ti subiscono sempre il finale di stagione. Il caso vuole che il piano Scarano è impegnato in zona retrocessione, anzi che nell'ultimo periodo ha saputo rialzare la testa. Per quello che dici tu è giusto, nel senso che viene deferito un presidente che in quella stagione non era neanche presente in società. Però diciamo che i provvedimenti e i pagamenti li dovevi fare nella stagione successiva a quella in cui Simonetto ha allenato. In quella stagione i presidenti e i protagonisti erano presenti. Quindi, Matteo, che dire, la burocrazia è questa. Diciamo che le tempistiche sono lunghe anche nel caso della giustizia sportiva in determinati episodi. Purtroppo è così, va preso e va accettato. Cioè, è successo quello con la Toscana l'anno scorso, però comunque sia rimane sempre, secondo me, esatto, una forma di ingiustizia, perché altri pagano errori di altre persone. Quello che diciamo che può dare fastidio è questo. Il pagamento è stato effettuato in ritardo, perché comunque la società portava una memoria difensiva in cui spiegava le motivazioni del ritardo, che non sono state prese in considerazione però dalla procura e dalla commissione disciplinare. Il pagamento quantomeno è stato fatto, rispetto a tante altre situazioni in cui chi se ne frega. Ad esempio, non c'entra niente col pagamento degli allenatori, ricordo di situazioni in cui sul comunicato ufficiale viene imposta alla società sportiva di pagare i danni fatti allo spogliatoio, ad esempio, della società aspirante. La società locale se n'è altamente infischiata, sono passate due stagioni, quei danni non sono stati mai pagati, però nonostante fossero stati fatti presenti alla commissione, a chi di dovere, il fatto che nonostante è stato presentato il preventivo eccetera eccetera, quella società se ne è fischiata, nessuna sanzione. Qui c'è una società che quantomeno, e poi la cifra era anche abbastanza importante visto pure il periodo di contingenza economica, è stato rispettato, nonostante questo punto in classifica e deferimento. Che diciamo? Niente, ha saputo sul campo reagire, questo è. Ha ripreso subito il mal torto, quindi buono così, è sicuramente una delle favorite per una salvezza quasi a questo punto diretta. Del piano Scarano, dici? Sì. Beh, se continua così, sì, e la Corneto continua così, attenzione, perché la Sabina e piano Scarano se la vedono bene, insomma, in questo finale di campionato. Chi se la vede benissimo è la Vigora Acqua Pendente, che batte in uno scontro diretto la Valle del Tevere, vola a +8.
Finalmente la Vigor punta all'eccellenza, ce la sta per fare, deve succedere un cataclisma allucinante. No, ormai non li prendono più. Massimo rispetto per mister Fatone, che nonostante questa vittoria ancora continua a professare calma, calma, che non è finita. Quindi massima concentrazione, ha azzeccato la mossa Zammarchi che entra dalla panchina e risolve la partita. Ronciglione United che pareggia, Ronciglione che conserva questa quarta piazza, può puntare a questo alla terza. Forza ragazzi, forza mister Sergio Oliva e forza United fino alla fine, perché insomma coronare con questo risultato questa stagione sarebbe veramente una bellissima storia da poter raccontare anche ai nostri, grazie ai nostri filmati, a quelli che fa l'inesauribile Francesco Chimenti. Sarà veramente una bella storia da raccontare. Beh, bella storia anche quella della Virtus Bozzene, ormai quasi salva, 38 punti, vittoria 5-0 fuori casa sui resti dell'Accademia Roma. E un altro giapponese in gol, stavolta non Hiroshi Tashiro, ma Shomi Yaguchi, il pirlo del sollevante. Ritorna a pieno regime Cristian Pecci, e quando a pieno regime, altro timbro, altro gol per il nostro Cristian. Bella manita della Virtus Bolsena. Accademia, l'ho conosciuti direttamente quando sono venuti a giocare col Piano Scarano, che dire, una società che sta onorando la grande comunque il campionato, al di là di lui. Perché purtroppo la realtà dice che non è il campionato per loro, però lo stanno rispettando, comunque lottando fino alla fine e non regalando niente, non fa testo il 5-0 alla Virtus Bolsena. Virtus Bolsena ha altre motivazioni importanti di salvezza, infatti 38 punti adesso veramente possono farla stare tranquilla, però vedendo l'andamento in campionato di City, sconfitte ce ne sono tante, 8 punti sono pochi, però comunque una squadra che lotta e sicuramente fino alla fine non regalerà niente a nessuno, questo lo posso garantire, questo è anche per una questione insomma che, cioè, che va in giro la domenica a farti prendere in giro, no. Comunque prossimo turno Valle del Teve, Roncino United, eccola qua, fuori terzi, vediamo che succederà. Che dire della Valle del Teve, è una squadra strana. Personalmente non ho mai avuto il piacere di vederla, però è una squadra veramente strana. Perché Danieli e Michilli l'anno scorso hanno fatto le fortune della Vigor acqua pendenze. Sì. Cioè, un giocatore come Peppe Danieli farebbe comodo pure a qualche squadra d'eccellenza. Cioè, io ricordo che c'è stato poco tempo fa il periodo in cui era un po' sotto accusa, ha fatto una partita tipo 4 gol. Sì, vabbè, poi è stato limitato dagli infortuni quest'anno, però al valore del giocatore. Cioè, quando c'è da rispondere sul campo, il bomber si chiede. E McGilly è un altro che insomma, mi dicono un po' testa matta, non lo so, Gigi, io da quando ho iniziato a seguire la promozione, sì, è giovane, c'ha tanta qualità. Può fare meglio sicuramente, quindi gli auguriamo di fare, però, senza dubbio, meglio. Tra i giovani della promozione segnalatevi Tardani del Bolsena. Sì, che in questa fase di stagione finalmente noi ce l'aspettavamo, l'hanno anche detto un paio di puntate fa, che doveva insomma cominciare a far vedere qualcosa, nelle ultime partite al di là insomma dei gol lo sta facendo vedere, quindi attenzione a questo fuori ruota. Piano Scarano Anguillara. Che si incrocia con le altre partite, vediamo cosa succederà. Occasione d'oro per il Piano Scarano, che non deve senza dubbio lasciarsi sfuggire. E Corneo Tarquinia la storta. E appunto, è quello che ti dicevo. Andiamo in prima categoria, Matteo, e così anche per spezzare un attimino, perché abbiamo parlato tanto, facciamo vedere, visto che già abbiamo pubblicato, mentre parliamo di prima categoria, la sintesi di Tuscania, Nuova Bagnaia, tanto poi ci ritorneremo. E diamo una controllata a questa prima categoria, che nelle ultime partite ci sta regalando una cadenza di gol. La troviamo prima categoria. Esatto. Se non tutte e due, vediamo poi la Virtus Pilastro se sarà d'accordo. Però stavo dicendo, Matteo, ma quanti gol segna in prima categoria? Una marea, perché pure l'altra settimana c'era la festa della donna. Sì. Due settimane fa dicevamo. Beh, c'è stata la festa del papà in mezzo alla settimana. Ho capito, ma queste sono purnelle. Cioè, veramente tanti gol, tanto divertimento. Mi sa che dobbiamo concentrare le telecamere anche su questa categoria un po' di però più. Io sto notando che i gol li prendono soprattutto le formazioni di bassa classifica. Chi è salvo probabilmente ha tirato i remi in barca, chi è virtualmente salvo. Ad esempio il Montalto, che perde 5-2 in casa con l'Ischia di Castro. Con l'Ischia di Castro gli mancavano Trifelli e Boninsegna, gli attaccanti titolari.
oppure la Lumiere che ne prende 4 dal Capranica in casa. Valentano che 4 gol 4-1 a Trevignano ultimo in classifica, cioè, so c'è gente che secondo me che è già sta in vacanza sicuramente, senza dubbio. Il Latera che alla fine fa 3-3 in Belga Trevignano. Il nostro Francesco Montesi che ci aggiorna sempre i risultati sulla pagina Facebook e non finiremo mai di ringraziarlo, stava assistendo a questa partita ieri sera, insomma a fine giornata abbiamo fatto un po' il bilancio e ha detto madonna che partita brutta. Io ho detto ma come, con tutti questi gol? Beh insomma via, non è che erano proprio una partita non al massimo, forse intendeva più gli errori difensivi, non lo so. Però c'è da dire che l'Atera addirittura stava vincendo 3-2. L'Atera è una formazione che non molla di un centimetro, in questo momento è retrocessa, ma ha tutti i punti a disposizione. Per finire addirittura a centro classifica, se continui. E certo, e giocare lo scherzetto a formazioni come appunto Valentano che deve stare attento. Insomma, è un uovo che insomma sono due sconfitte di fila. Oggi ha subito pure un gol su rigore dal portiere del Fergas Fabbrica, che erano 5 rigori di fila che sbagliavano, hanno mandato il portiere, ha fatto gol. Quindi si candida come il bomber magari per la prossima stagione. Come rigorista perlomeno. Ve lo consigliamo al Fantacalcio se riuscite. Però cioè, ci sono le situazioni, Valentano ha vinto, però la situazione è preoccupante. Io penso che fino al Belca Tarquinia tutti sanno che si devono guardare le spalle dall'Atera. E dalle altre sarà tanto a pagare in zona salvezza. Poi sarà vero che poi ci saranno i ripescaggi con la terz'ultima e forse la penultima, però è sempre brutto retrocedere sul campo. Campionato avvincente anche grazie a CSL Soccer che continua a suonare a chiunque passi dalle parti di Città Vecchia. Tra il pesce che da tanto posto c'è cioè, un pesce buono. Ringrazio vivamente veramente i dirigenti del Vasanello, in particolare Stefano Calidori, perché mi lanciarono la proposta sabato di andare con il Pullman in trasferta con loro ad assistere alla partita per motivi logistici, perché comunque ero anche a Tuscania, non ho potuto, però li ringrazio veramente tanto. Due Pullman hanno fatto divertimento a palla, insomma mi sarebbe piaciuto andarci e li ringrazio insomma, perché non è da tutti insomma essere invitati ad andare in trasferta con la squadra. Hanno perso, il Vasanello ancora in testa, Vasanello che un continua. Punto davanti, comunque sia a stupire, perché adesso cioè, solo Alessandro ci credeva di vedere in prima posizione. Forse è per quello che mi hanno invitato, quindi certo. Forza Vasanello tutta la vita, vabbè, la prossima ci vediamo. Le favorite inseguono i di Castro e Vila, ma attenzione che mancano 7 partite, potrebbe rientrare anche il CSL Soccer e Real Teverina. Nonostante abbia perso col Viva, allora, evviva il Viva che va a vincere con Real Teverina. A Real Teverina dovevo una cosa da dire al presidente Sergio Carpegna, che comunque l'altra settimana non abbiamo registrato la puntata. Cosa ha detto Sergio Carpegna? Sì, grande campionato, siamo in vetta della classifica. Ragazzi, ha detto, ricordatevi che l'obiettivo nostro era la salvezza e l'abbiamo pure raggiunta la grande, quindi è vero, anche per demerito nostro durante la stagione siamo fatti un po' prendere dal gioco della classifica, non abbiamo sottolineato questa cosa. Grande stagione del Real Teverina che si è salvato tranquillamente, l'obiettivo raggiunto e adesso tanto tanto divertimento. Sì, però quarta e quinta, due squadre che facevano l'anno scorso la seconda categoria. Cioè, questo fa anche riflettere sulla difficoltà del campionato di seconda categoria l'anno scorso. Sì, l'avevamo sottolineato anche l'altra puntata, Matteo infatti ha rilanciato quel Toto seconda categoria, dice il Tuscania chissà in che posizione di classifica poteva stare con la squadra di quest'anno, non lo so, comunque lo vedremo il prossimo anno, perché ormai sono andato a Tuscania, giochi fatti, o meglio, i numeri già comunque dicevano che i giochi erano fatti, però Tuscania, nuova bagnaia, cosa si è visto sul campo? Si è visto che il Tuscania merita di stare dov'è? Che la nuova bagnaia finalmente azzecca una trasferta per bene, poteva giocare un bello scherzetto al Tuscania, ha retto soffrendo anche, con buona capacità di soffrire anche con l'uomo in meno, e sfruttare delle giocate importanti, in particolare quelle di Simone Marletta, che mister Gavazzi ha riconosciuto essere un grande giocatore, non so quanto possa far piacere, però insomma Gavazzi uno dei campionati l'ha vinti, se lo dice insomma un motivo ci sarà. Complimenti al lavoro che ha fatto Riccardo Ranaldi. Tante polemiche sugli episodi, ragazzi, ricordatevi sempre, e anche nella sintesi della Viterbese, perché qualcuno della Viterbese finalmente ha aperto gli occhi e ci sta conoscendo,
ma non avete messo l'espulsione di Nori e non avete messo il fallo su quello, o nel Tuscania sicuramente qualcuno dirà però non c'è il fallo da rigore, ragazzi, ma che vi frega, cioè, ma onestamente, ma che vi frega, il Tuscania al di là del rigore che ha trovato sul fallo di mano ha creato 3 o 4 occasioni da gol, e Cobra Vincenti mi sa che non aveva mangiato, non aveva fatto colazione perché se ne è mangiati tanti, non è stata proprio la domenica del Cobra, cioè occasioni da gol ne ha create tante. Ora andiamo a vedere come classico succede, però il rigore noi i triplici dischi, gli episodi danno viola, non li mettiamo, è una nostra scelta, lasciateci stare, tanto fino ad oggi siamo gli unici che fanno i filmati, se qualcuno non è d'accordo se compra la telecamera, va a vedere le partite, si fa il processo, si fa la sintesi, si mette lì con Biscardi, lo chiama, tanto ormai Biscardi c'ha niente da fare, facile pure che invece viene moviolone, sguppone e fate che vi pare, a noi il calcio così non ci piace. Anche perché vedere un'azione a rallenti è una falsità unica, perché tu vedi un'azione a velocità rallentata e comunque sia non hai nemmeno lo stesso punto di vista dell'arbitro di quello che ha visto. Come sì. Fai a giudicare la moviola in artificio per far chiacchierare le persone? Ma poi, una volta che tu l'hai vista, hai detto porca miseria, ti rode ancora più il culo, non cambia niente, la Lega Nazionale Dilettanti, anche quando fai i ricorsi, non prenderà mai, è proprio scritto, nessuna in considerazione, filmati, video, foto, non li prende in considerazione, conta solo la carta scritta, quindi casomai armatevi un bello avvocato per fare i ricorsi. Questo lo dico in generale, non è perché stiamo parlando di Tuscania o Bagnaia, assolutamente, è in generale, noi non li mettiamo, che piaccia o no, tanto non cambia niente, non cambierà mai niente. Gustatevi una bella giocata, che ne so, lo stop di petto che ha fatto Peronullo, che stava facendo veramente un gol pazzesco. O una rabona, o un tunnel. Mettete quelle in come si dice, in rallenti, perché noi ogni tanto lo mettiamo, se no, che ne so, vi scaricate il filmato e vi rifate il montaggio, ve lo guardate. Ma quanto è meglio vedere una bella azione, un bel gol, una bella giocata, piuttosto che stare dietro agli episodi? Ma lasciatevi perdere. Ma che vi frega di come è stato espulso Nori? Anche noi non lo sappiamo pure lì allo stadio, non ci ho capito niente. Come è stato espulso Nori? Non lo so, è stato il momento chiave, ma fatto sta che un minuto dopo c'è stato il gol. E guardate il gol, no? Ma che c'entra guardare l'episodio della moviola o il calcio di rigore? Cioè, ma se no, tanto, se non ci sono delle camere, rimane scritto sui giornali la descrizione di quello che è. E nessuno avrà mai visto quello che fate sui campi di gioco, ragazzi, siamo tutti dilettanti. Ce la tiriamo un pochetto, fino a quando c'eravamo noi, ma che c'erano i super bomber, magari come Pecci che faceva le tempe di gol, ma come tira le punizioni, voi l'avevate visto mai? Soltanto dal vivo, ma considerate che la maggior parte di voi sta giocando in contemporanea a Pecci, un esempio su tutti, chi l'ha visto mai? Allora gustiamoci le punizioni di Pecci, le giocate di tutti i giocatori, amen, o no? Beh sì. Virtus Pilastro, Matteo. Virtus Pilastro... Una battaglia, perché il Bomarzo non ha regalato niente, è andato in vantaggio, ha giocato molto bene, complimenti al mister Bannella, perché ho visto una squadra veramente messa bene in campo, che nonostante un terreno infame ha fatto girare palla a terra. Primo tempo però mi ha dato l'impressione che se il Pilastro avesse un pochino premuto sull'accelerazione sarebbe scappato fuori, ha trovato con il carattere la forza di chiudere gli avversari nella loro area, e poi ha tirato fuori le giocate di un'individualità, Gianluca Maculano, un tiro da fuori e una punizione partita ribaltata. Anche quando dal punto di vista del gioco non riesci a giocare bene, hai comunque giocatori in grado di risolverti le partite. È vero che i campionati non si vincono solo col talento ma con il gruppo, ma quando il gruppo delle volte fatica è giusto trovare l'individualità. Tu mi dicevi prima che la tua sensazione è che comunque anche a livello di gruppo sì, è la squadra secondo me caratterialmente e mentalmente più forte del campionato. Magari la leadership tecnica ce l'avrà Tuscania, ma la leadership caratteriale e mentale secondo me ce l'ha Pilastro. Anche sotto 1-0 si potevano disunire, invece sono stati sempre compatti, hanno sempre cercato di giocare la palla. E sopperito anche al senso di sì, al senso è importante, gli mancava un centrocampista come Alessio Miralli, che è un giocatore di prima categoria, a vincere. Cioè, gli mancava Gasca, che stava in Polonia. Allora, complimenti. Oltre il Picci, che non è un attaccante, ha fatto l'attaccante esterno col numero 9, insomma.
Sacrificio, disponibilità, sì, sì, sì. Per ora secondo posto. Sarà battaglia fino alla fine. Il Toscania si gode 60 punti. Sì, secondo posto, ma non si può dare nemmeno Doc Gallese, esatto, che sta lì a 3 punti da Bagnaia. Esatto, infatti stavo per dire che il Gallese va a vincere con la nuova Cortana, con graduazioni vivissime alla Quercegnola. Bel 3 vittorie di fila. Bel 4-2 con Lunano, altra firma di Ranaldi, firma anche di Mancinelli, di Mancinelli, di cui quest'anno ne abbiamo parlato poco perché abbiamo sempre parlato di Paolo, ma se lo chiamano alieno un motivo ci sarà. Però ti posso dire pure che Paolo si sta avvicinando alla cifra che ho scritto io su quel foglio. Basta, basta, tanto poi a fine stagione lo scarteremo, voglio vedere se ha indovinato oppure no. Voglio vedere. Ho indovinato, ma ci andrò molto vicino. Ci andrai molto vicino, eh. Senti, il Petrella perde in casa, quindi continua un po' la caduta libera. Il Bomazzo ha vinto la domenica scorsa, avevano vinto. Del Bomazzo ti stavo dicendo, Matteo, che lo vedo a 32 punti, in metà esatta della classifica. Secondo te la classifica del Bomazzo è brutto dire così, ma è giusta? Secondo me gli manca qualche punto al Bomazzo. Perché comunque anche analizzi la differenza reti è più 10. Molte squadre sopra di loro non hanno la differenza reti a più 10. Cioè hanno sempre giocato. Probabilmente hanno sopperito la partenza delle punte, Orlandi e Pani. Fratini si è inventato Bomber, 18 gol, hanno trovato i gol di cuoco. E poi, secondo me, qualche partita gli ha girato veramente male. Tipo, hanno pagato oltremodo le loro alcune distrazioni difensive hanno pagato. Io ti credo, se ci gioca Marco Sacripanti in difesa del Bomazzo, ma dove deve andare? Ciao Marco, scherzo, lo so che ci segui sempre. Bello acquisto che hanno fatto a dicembre, fra tutti proprio. Ma tu devi dire che c'era in giro. No, no, eh. Magari Marco era il migliore tra quelli selezionabili. No, al di là di tutto, di Marco ha detto che comunque dove va, è un ragazzo veramente si cala sempre nel contesto in cui va, cerca di fare gruppo, stringe comunque sempre amicizia con i ragazzi. È stato un bel duello quale stanno dalla Duplo ieri. Che poi andava da ex, se non sbaglio. Sì, sì, era ex. E volevo dire un'altra cosa su Pescia Romana, e mi sembra di aver visto sul Corriere di Viterbo che la partita è stata sospesa perché a un certo punto sono rimasti in 6. Se sta stessa storia capita che cambia insomma quella di Virtus. Sì, però si è ritirata la Virtus in questa settimana ufficialmente. E purtroppo ci dispiace perché insomma abbiamo sempre detto che magari se è possibile di riuscire a finire la stagione, non c'è stato verso. Pescia Romana un punto. Anche qui, insomma, vabbè, sono piazze che di difficoltà ci sono. Difficoltà ci sono, dispiace, piazze che comunque negli ultimi anni hanno fatto bene. Sì. Sarà addirittura quasi promozione a Virtus Cimini con il nome di Fabrica Carbognano. Mm-hmm. Ha fatto gambero, ha fatto. E Pescia Romana, che comunque, ecco, pure il discorso che dicevamo prima, con il nostro progetto magari conserveranno dei bei ricordi, ad esempio ti ricordi il Turbo Gol. Massimiliano, adesso è molto alto. Il gol più veloce del 2013? Sì, il primo gol dell'anno. Il primo gol dell'anno è il più veloce, perché invece rapidissimo, quindi turbo gol. Ci sono comunque nel nostro archivio per i ragazzi, insomma, a Pescia Romana, le partite in seconda categoria, così come quelle con il Barco Mugliardino. Addirittura c'era proprio la sfida Barco Mugliardino-Pescia Romana, società che credo Barco Mugliardino è sparito, Pescia Romana se continua a fare la giovanile del Barco Mugliardino. Come diceva Leo, un bel campionato amatori e non se ne parli più. Comunque per continuare a giocare, noi continueremo, Matteo, finché non ci stufiamo. Ah, finché non ci stufiamo, finché ci menate. Finché infatti non vi gireranno, soprattutto magari nell'ambiente della Viterbese, ma io credo che insomma sono talmente intelligenti gli addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori senza dubbio sono intelligenti nella Viterbese, quindi capiscono che quello che noi facciamo è soltanto così, per un piacere personale magari raccontare il calcio. Facciamo un giochino, tu chi vorresti vedere in una panchina importante di allenatori di seconda categoria? Una panchina importante degli allenatori di seconda categoria. Se li dovessi trasportare tipo in promozione o in eccellenza. Allora, per affetto profondo personale, per l'esperienza che abbiamo vissuto insieme, prima o poi mi piacerebbe vedere Riccardo Ranaldi. Purtroppo Bagnaia deve gestire tante situazioni e probabilmente le potenzialità non sono espresse al massimo, quelle di Riccardo. E ricordo che però con la Juniors del Piano Scarano al di là di tutto fece un buon lavoro e
spero insomma anche per gioventù, perché comunque ha un anno più di noi, quindi sì, per gioventù. Mi piacerebbe vedere a te prima o poi, però fatti la bella gavetta dei giovani, sì, perché sì, vedrai che ti servirà. Andando a vedere i più anziani, ora adesso tutti gli allenatori non me li ricordo, però in seconda categoria mi piacerebbe rivedere da qualche parte Zinna. Beh sì, cioè chi ci ha lavorato, Zinna porta sempre un bel ricordo, cioè anche l'esplosione degli attaccanti, cioè gli attaccanti penso che siano tutti felici di lavorare con Zinna. Se pensi a Pep Radini che ha fatto 30 gol, che poi dopo non è riuscito più, tra gli infortuni e varie cose, avere quella continuità sotto porta. Poi possiamo dire lo stesso Paolo che sta facendo il record di gol. Anche poi mi stuzzicherebbe, non lo conosco personalmente, vedere se ci sarà una conferma dell'allenatore di Gallese per il discorso che facevo l'altra volta di come gioca, sì, come gioca il Gallese. Questo sì, Paolone Proietti, non ti offendere, però vabbè, la Paolo non lo scopriamo noi, Paolo, comunque cioè, in passato l'ha fatte e a volte non ha, purtroppo il contesto non è capito sempre in situazioni un po' particolari. Preferisco vederti duellare sinceramente almeno per un'altra stagione con Gazzi, questo sì. Io vorrei rivedere in panchina Massimo Zucchi. È vero, ma giovanili o comunque con categorie? Io in una categoria lo vorrei vedere. È vero, sì, Massimo Zucchi, e poi speriamo che Enrico Centaro gli sia data la possibilità di fare un campionato dove possa togliersi tante soddisfazioni, perché anche lui è uno dei più preparati, cioè io lo metto molto vicino a livello di Scorsini e Enrico Centaro. E una cosa che veramente mi piacerebbe vedere è che per un anno, al di là del risultato, ad esempio guardo il Pescia Romano adesso che gioca la classifica davanti con un punto, mi piacerebbe che per una stagione intera Aziz Silami riesca a svolgere il suo lavoro. Che dici, Motta? Così, magari, provocazione. Per magari vedere effettivamente a fine stagione. Io ho avuto la fortuna di vedere alcuni suoi allenamenti, cioè roba d'alto livello, cioè si entra proprio nella dimensione proprio dei professionisti, si entra col lavoro di Aziz. Io una società che vuole rischiare, al di là, perché comunque detto così sembra che Aziz fa un grande lavoro però perde sempre, però nell'arco di una stagione, in 9 mesi, mi piacerebbe vedere il lavoro. Tu perdi, cioè, proiettato la stagione dopo, però, e vedere poi effettivamente la stagione dopo se quell'anno... Sono lavori a lungo termine, sono lavori a lungo termine che ci vuole il tempo. Cioè è normale che tu quando fai una rivoluzione il primo che sorpassa, che sfonda il muro, si fa male. Però ci vuole tempo, cioè certo che per tutti fa così ottenere risultati, ma non è possibile, è impensabile. O fa il lavoro nel breve termine e poi dopo, appena va nel lungo termine, tutti i difetti che nascondi emergono e sono più distruttivi, o fa il lavoro per di correzione di tutti i difetti nel medio lungo periodo. E allora crea una struttura che è valida per anni. Che dici, chiudiamo? Abbiamo un po' annoiato oggi? No. Vabbè, ci abbiamo messo 3 sintesi. Sì. Ragazzi, grazie e continuate a seguirci. Mi raccomando, appello importante, a parte vada che gol, c'è un pulsantino sotto i link che pubblichiamo, si chiama condividi, che a volte conta più del mi piace. Perché se voi lo spingete, fate circolare ancora di più i nostri video. Noi come al solito non ci prendiamo una lira, salvo se magari cliccate sui bannerini della pubblicità che appaiono su YouTube. Non dovrei dirlo perché magari su YouTube ci controllo, abbiamo detto. Fateli girare che più visite ci sono e magari qualcosina entra in saccoccia anche a noi. Così non ci stufiamo e magari abbiamo sempre voglia di... Ringraziamo per la collaborazione Silvia, Vania e la new entry Lorenzo Palumbo, che ultimamente mi accompagna sempre ai campi e mi dà la mano con le riprese. Grazie Lorenzo. Lorenzino del 2000, grande, aspettiamo il gol di Lorenzino. Ciao a tutti, ciao. Ragazzi, ci vediamo sulle nostre pagine. Ciao.